Pace e bene a tutti voi cari devoti di Sant'Antonio, della Chiesa di San Pasquale e del mondo intero. Questa sera continuiamo il nostro itinerario di fede alla scuola di Sant'Antonio con il numero 5. Ci segniamo tutti con il segno di croce per questo momento di preghiera comunitario attraverso la televisione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. O caro Sant'Antonio, vero giglio di purezza, non permettere che l'anima mia resti macchiata dal peccato, ma ottienimi da Dio la purezza del cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio prega per noi. In questo quinto giorno, ecco, vogliamo considerare un segno iconografico che rende riconoscibile Sant'Antonio tra numerosi santi, ed è il segno del giglio che lui stringe tra le mani insieme al bambino, che non è semplicemente, come si può pensare, segno di purezza o di disponibilità alla volontà di Dio, ma è anche segno della lotta che lui ingaggiò durante tutta la sua vita contro quelle che sono chiamate le forze della morte, le forze del male, cioè quelle scelte sbagliate che potrebbero rovinare il progetto di Dio che egli ha scritto su ciascuno di noi. Quindi Sant'Antonio non ha combattuto soltanto contro quelle, contro il peccato in genere, quelle che sono le nostre fragilità, ma ha combattuto soprattutto il peccato come quella forma di legge che ci altera e ci fa diventare persone schiave e violente, incapaci quindi di donare la loro vita a servizio degli altri per la gloria di Dio. E allora, quando diventiamo schiavi del peccato, della violenza, dell'egoismo, noi, ecco, perdiamo la bellezza di quel candore interiore di cui Sant'Antonio, ecco, ne è il simbolo. E allora, durante questi giorni noi dovremmo chiederci come stiamo vivendo il nostro rapporto con Dio e con i fratelli. Siamo persone libere, persone nuove interiormente, siamo persone belle, oppure, ecco, persone che si lasciano abbruttire da quelle che sono un po' le mode di oggi, e le vogliamo chiamare per nome, come il secolarismo, cioè quella corrente che vive come se Dio non esistesse, ed eliminiamo ogni forma di simbolo o di religiosità, oppure il relativismo, che fa da padrone, da dittatore nella nostra vita, quando ci impone come misura dell'uomo l'uomo stesso e non più, ecco, l'uomo nuovo, che si identifica con la persona di Gesù, del quale, ecco, Sant'Antonio era letteralmente innamorato, oppure del consumismo, questa voglia insanabile, ecco, di consumare, consumare e consumare. E questo è un segno di un vuoto che sta dentro di noi, perché spesso, anche se viviamo momenti difficili, vogliamo tenere i frigoriferi pieni, oppure, ecco, anche questa fila che in questi giorni di pandemia facciamo presso i centri commerciali in fila indiana, e ci alziamo presto per essere i primi, ecco, sta a indicare una fame insaziabile di un desiderio che vorremmo realizzare, che in effetti poi non realizziamo
perché soltanto quando un desiderio si realizza nella pienezza con Dio ha pienezza di significato. E allora ecco, essere cristiani non è facile, è difficile essere cristiani, perciò ce ne sono pochi, però essere cristiani non è facile, ma rende felici. Ed è questo è stato l'obiettivo di Sant'Antonio, quello di liberare i fratelli da tutto ciò che li rendeva schiavi di se stessi, delle cose e dei beni, per farli diventare come lui, uomo libero, uomo liberato dopo l'incontro con il Vangelo, che per lui, come abbiamo detto in queste sere, non era un semplice libro da leggere, ma era una persona da incontrare. C'era quindi un rapporto tra lui e il Vangelo. Ed egli si è identificato al punto tale da poter dire, come diceva San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E allora ecco, in questo tempo difficile e complesso che stiamo vivendo, siamo chiamati ad andare controcorrente. E allora lasciamoci veramente guidare, prenderci per mano da Sant'Antonio ed egli ci porterà a Gesù, che è via, verità e vita. E con questo saluto vi abbraccio virtualmente tutti quanti con il saluto francescano. Pace e bene.